Il miasma sta diventando sempre più denso. Questa caverna non finisce più. Chi avrebbe detto che si sviluppasse così in profondità? Procediamo con cautela. Episodio di Zelda Tears of the Kingdom, un gioco ovviamente sequel diretto di Breath of the Wild, che ahimè però non potete recuperare sul canale. Forse in futuro lo porterò, chissà, magari sì, magari no. Che bello, che bello, che bello. Dopo Nobody Saves the World non potevo non portare un titolo di un'importanza devastante quale quella di Zelda. E che dire, andiamo, via, via, via. Seguiamo Zelda e vediamo un po' che c'ha da dirci. Zelda. Non avrei mai immaginato che esistesse un posto del genere sotto il castello di Hyrule. Ah, visto, e invece c'è. Comandi. Vabbè, muoviti, aggancia, azione, riponi, X salt, visuale, a posto, a posto. Eccolo. Zelda, tuff. Oi. Oia. Sembra che diverse persone si siano ammalate successivamente a un contatto con il miasma. Senti te che storia. Ma una simile quantità non dovrebbe essere dannosa per me e te. Dici? Però non è strano che provenga dai sotterranei del castello di Hyrule. Non è Hyrule? Hyrule. Se scendiamo ancora, fortissimo Hyrule, le cose potrebbero mettersi male. Eppure, con te al mio fianco sento che non ho nulla da temere, Link. Su, sbrighiamoci a trovare la fonte. Ma scusate, ma non era Zelda il protagonista? si scherza, si scherza, si burla. Bellino. Link che corre come un matto. Sega. Lascia la presa. Onti. Oh. Non posso prendere a spadate Zelda? Perché no? Che palle. Oh. Oi. Che è? Zelda, che è sto rumore? Una volta, quando ero piccola, chiese a mio padre cosa ci fosse sotto il castello. Ma lui rispose che era un luogo proibito e che neanche la famiglia reale ne sapeva niente. Link! Cazzo vuoi? La spada suprema. Minchia, proprio lei. La spada. La spada che esorcizza il male. È come se avesse avvertito qualcosa. Come sospettavo. Deve esserci qualcosa là sotto. Dopo aver sigillato la calamità, il castello è stato trascurato. Chi avrebbe mai immaginato che nei sotterranei si nascondesse un posto simile? Procediamo con cautela, Link. D'accordo. Usa la spada. Guarda lì, le combo combose. Che c'è, gente da distruggere? Link, guarda là. E che c'è? Vabbè. Sono rovine di un'antica civiltà. E queste sono iscrizioni?
Saranno della civiltà Zonau? Boh, sì. Ma non lo so. Se provo... No. Niente. Questo posto è incredibile. Queste incisioni, come pensavo, tutto compascia con le informazioni in mio possesso sugli Zonau. Era una civiltà molto antica, vissuta sul... Che ho fatto? Ah, ok, lei che fa le foto, ok. Ah, vedi c'è anche il... Ok. Vissuta al tempo delle leggende. Prosperò nei cieli e la sua gente era dotata di poteri quasi divini. Le citano molti libri di storia, ma mai in modo dettagliato. È una civiltà avvolta nel mistero. Fatte le foto, brava. Da dire qualcos'altro? A nessuno è consentito di mettere piede nell'area sottostante al castello, neanche alla famiglia reale. Secondo mio padre, queste furono le uniche istruzioni che i nostri antenati ci tramandarono. Oh Zella, qui tu fa un po' la pistoiese. Badaganzo. Guarda come si arrampica. Allora, quindi tipo salta. Boh, è puppa un monte di stamina. Ma guarda quanto si arrampica. Aia. Forse questa statua ha le fattezze di uno Zonau? Che orecchie grandi. Sono diversi da noi, non trovi? Ma poi... Come hanno fatto delle rovine di una città celeste a finire sotto al castello? A quanto pare c'è dell'altro più a fondo. Andiamo, Link. No. Voglio andare indietro. Ciao, Zelda. Ciao, Zelda. Io me la svigno. Link, hai notato qualcosa di strano lungo il tragitto? Torneremo dopo a controllare. Prima è meglio se andiamo avanti. Io voglio andare via. Stupida. Stupidina. Io voglio andare via da questo posto. Ho paura. Scusami. Ha da dirmi altro? Le rovine che abbiamo appena visto devono appartenere alla civiltà Zonau. Lo so. Bada quanto s'arrampia. Link, t'a posto. Vuoi aprire? Vuoi passare? Non ti fa passare. No. Non ti fa passare. Non ti fa passare. Oh yeah. Ah, basta. Non ti arrampiamo comunque. Che succede? Che succede, Zelda? Che succede? Ganza? Che succede? Ci sono mostri anche qua giù. Ma come? Dei mostri? Che ti devo combattere? Devo andare io? Mamma mia, accidenta quella serpe. Via! Toccherà piglia la spada. Oh, vai. Onti. Easy. Eccomi, Link, sono qui. Stai bene? No. Minimamente. Non vedi come sto malissimo? Rispondimi quando ti parlo. Che minchia è? E questi murali? È vero. Sì. Mi ha scoperto. I libri di storia della famiglia reale Sono proprio parlano di loro. una guerra combattuta tanto tempo fa tra un'alleanza di popoli e il re dei demoni. Le sorti del nostro mondo erano appese a un filo sottilissimo. Sottilissimo. Se così fosse, questi murali potrebbero raffigurare proprio quella guerra. E come fa a esserne così sicura? Non potrebbero essere qualche fan art di qualche dio e basta. Assomiglia alle Guarda! statue che abbiamo visto prima. È uno Zonau. Ah, Zonau, E non questi Zonau. somigliano Vabbè, proprio a più o noi, meno. Ilia. Ah, hai visto che siamo belline? Gli Zonau sembrano davvero un popolo disceso dal cielo. Sti cazzi, Zelda? Meglio?
C'è Lor. Secondo la leggenda, la famiglia reale di Hyrule proviene da una stirpe divina che è discesa dal cielo fino al nostro mondo. Oh my god! Se questi murali sono attendibili, allora questi dei scesi dai cieli erano gli Zonau. Sono venuti a contatto con gli Ilia di allora e dalla relazione tra quei due popoli è nato... Sto hazzo! Il regno di Hyrule. Ma sentite che Ma lore... A un certo punto è apparso un individuo malvagio che ha sottratto al regno un grande potere. Incredibile, coincide perfettamente con i libri di storia. Assurdo. Poco dopo è apparso il re dei demoni. Ed è così che ha avuto inizio la grande guerra. Se la creatura che è raffigurata qui fosse davvero il re dei demoni, allora... Incredibile! Questa deve essere la grande guerra descritta nei libri di storia! Questi murali narrano la storia completa della guerra dell'esilio! Link, è una scoperta sensazionale! Visto siamo fortissimi, Zelda! Non fare le foto! Questa tavoletta è opera di... Ma è letteralmente una Switch! L'ho portata con me! È letteralmente una Switch! Se ti serve registrare qualcosa, basta premere un pulsante! Oh! Oh! Delle pietre! Il resto dei murali è sepolto e non si vede. Chissà, ci sono altri misteri? Palese. Mi chiedo che razza di posto sia. Credo che andando più avanti finiremo per trovare le risposte alle nostre domande. Proseguiamo, Link. D'accordo, ma non ho voglia, Zelda. Ci sono i pipini. Ma posso prendere un po' spadate sto posto, no? Qua? No, non posso fare niente qua giù. Peccato. Qua invece ci abbiamo. Assolutamente niente. Sono così emozionata. È incredibile. I murali di questo posto confermano quanto riportato nei libri di storia. Davvero. Posso prendere a sassata un po' di gente? È Zelda, posso? Per favore. Dai. Scusami, non volevo bloccarti la strada. Oh, oh, oh. Scusami. Vuoi andare avanti? Eh? Vuoi andare avanti? Scusami, scusami. Che bello. Che c'è qua giù? Eh? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Vabbè, io sono curioso, vo' prima. Almeno se c'è gente da sterminare, stermino tutti. Zio Pera! Zio Pera! Zelda, hai visto dove siamo finiti? Hai visto dove siamo finiti, Zelda? Ma cos'è? Presto, Link, andiamo. Non abbassiamo la guardia. Aspetta un attimo. D'accordo. Ah. Sì. Vamos.
Quello cosa? Fratello? Postiantato, mi sembra. Così a occhi e croce. Non lo toccare! E invece l'ha toccato. Oh no. Oh no. Zelda, ma sempre te. Scherzone. Aim. Sti cazzi. Siete la speranza di Raul. Ed è questo il vostro meglio? Come fai? Come fai a sapere i nostri nomi? Sti cazzi. Crolla ogni bene. Più o meno. No, Zelda. Non la salva in tempo. Ma porca di quella miseria. Ma che dire, per ora ho parlato veramente poco, perché erano un 90% cutscene e scene di cui c'è poco da... Per ora comunque è una figata allucinante, veramente pazzesco. Bello, bello. Ok, c'è un braccio robotico, in pratica. Questo? La faccia di braccino. Ah, visto. Dove cazzo siamo finiti? Vedo che ti sei risvegliato, Link. Grazie. Zelda mi ha parlato molto di te. È un po' come se ti conoscessi già. E tu saresti?
Hai subito ferite quasi fatali, ma sono lieto di vedere che ti sei aggrappato tenacemente alla vita. Grazie. Il tuo braccio era ridotto così male che la tua vita era in pericolo. Per questo ho deciso di sostituirlo. Oh. A posto. Ho un braccio fake adesso. Mannaggia. Oh, la spada. Ma sono tutto nudo. Ah? Mamma mia, la stamina quanto è poca. Ma è distrutta. No, è distrutta. Spada suprema corrosa. La spada esorcizza il male. La sua lama imbevuta di potere sacro è ora stata corrosa dal miasma che ha contaminato i sotterranei del castello di Hyrule. Tanta roba. Non l'ha picciata la spada. Sì. E posso sparare con questa spadina tutta distrutta? Oh, va buono. E... no, che era? L, visto? Ah, sta roba del... sì. Ok. Per ora sembra molto figo. Allora. Senti lì. Come corre tutto ignudo. Ma di preciso dove è che dovrei andare? Allora, di qua no. Ma che sto facendo un giro a pesca? Di qua? Di qua devo andare? Di qua? O se no devo usare la spada per... devo usare la spada per aprire questi varchi. Ok. Buono. Qua c'è un po' d'acquetta. Un bel portalino e via. Ciao. Ah, sega. Oh, guardala. Wow! Ma mo non c'è altro da esplorare qui nella zona, ma quando sono finito? Ah, visto! Buono! Volevo un attimo vedere un po' le tecniche. Come corpa sto. Ma se saltassi così? No, non funziona. Aia. Che bello, e come ritorno su adesso? Non posso? Ok. Oh vai. No, di qua. Ok. E qui salto. Ma va a cagare. L'avevo fatto tranquillamente da già da me. Oh vai.
Guarda lì, che bella. Una bella nuotatina. E via. Borda. Ah, visto. Non subisco danni. Wow. Nice. Ottimo, 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 ottimo. Ovviamente se... Si cadò in acqua, ovviamente. Riuscirò a raggiungere l'altra sponda? Sono annegato. Nice. Ottimo. Se consumi tutto il vigore, ti movimenti. Allora, ottimo. Direi. Finito tutto, è finito tutta la stamina. Sono morto annegato. Ma io dico così. Apriamo sto forziere, va. E vai. Delle calzature. Va benissimo. Ah, va. Oh, almeno siamo un pochino più vestiti. Tutti nudi, se no non gli fa corpo. Per nulla. Aia. Allora, di là invece non c'è nulla, vero? No. Ottimo, a sto punto direi che l'unica cosa che ci rimane da fare è... Tecnicamente andare a vedere che c'è di qua fuori. Bellissimo, tra l'altro, porca miseria. Olà, oh vai. Ma la porta! Ciao. Salta. E bravo, bravo Link. Bellissimo, wow. Ok, opla. No, 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 buono, buono, buono. Eia. Allora, madonna, mi riesce a salire qui sopra. E sai, No, via. Di qua non ci si può andare. E invece si può andare. Bello, ma dove devo andare ora? Dove mi pare? Qui c'è l'inventario. Ok. E bravo Link. Ok. Buono. Wow. Io comunque andrei di qua. Perché mi sa proprio da isola celeste dell'origine. Attenzione. Allora, ma la domanda più importante che sicuramente alcuni di voi si staranno facendo è: ma mi è piaciuto Breath of the Wild? La cosa divertente è che io Breath of the Wild non l'ho giocato.
Allora, dovete sapere che sono stato molto titubante se prendere o meno questo titolo. Però, vedendo le recensioni, sentendo un po' i pareri in giro di tante persone, comunque, si è estrapolato. Cioè, sono comunque riuscito a estrapolare che questo gioco non dovrebbe avere delle grandissime difficoltà di comprensione. Ora, chi starà vedendo questa serie molto probabilmente avrà già confidenza con i titoli di Zelda. Però provate anche, invece che a venire a dire che imbecille, che cazzo giochi al sequel se non hai giocato il prequel, provate a seguire una persona che non ha la minima idea di quello a cui sta andando incontro. Certo, un po' di nozioni base di... Oi! Yuppie! Adesso posso usare gli stecchetti come arma. Wow! Mamma mia, che bello! Minchia. Quindi ecco, lasciatevi trasportare da quello che è il punto di vista di una persona che non ha mai giocato Zelda. Ho giocato a un po' ad Ocarina of Time, bellissimo quello, però si parla di un po' d'anni fa e non mi ricordo granché di quel gioco. Bellino. Comunque Zelda, bello bello bello. Quindi per la prima volta mi sto avvicinando seriamente a un titolo di Zelda. Ovviamente si so che questo qui non si chiama Zelda ma Link. Bello. Allora, di qua che ci abbiamo? Nulla? Nulla, nulla di nulla? Ah buono, via. Però volevo fare il tuffo che ho fatto a inizio game. Quello era bello. Allora, poi dovete sapere che a me, ragazzi, fanno impazzire i giochi d'esplorazione, ok? E questo Zelda è tutto esplorazione, quindi veramente bello. Veramente, 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 veramente bello. Oh, c'è un tizio. Ma se provassi tipo a colpirlo da dietro... Mi sa che ho perso una vita. Sì. Oh, porca bestia. Scendi. No, volevo colpirlo. L'energia della spada suprema si sta esaurendo. Mannaggia. E mo come si fa? Allora, potrei provare effettivamente tipo a selezionare un albero. E allora... Ah, visto, che bello. Mamma mia, che forte. Pazzesco. Sfera di energia Zonau. Un materiale usato come fonte di energia per golem ed altri elementi. Ok. Corno di golem soldato. Estremamente affilato. Buono. Ok. Ok. Oh, scendi, scendi. E di qua invece che ci abbiamo? Un regno tutto innevato. Ci sta. Qua? What the fuck? Oh no 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 no, sali sali sali. Sali sali sali. Guai a te, eh. Guai, eh. Un fare il bischero, eh. E qui è la fine.
Già che già qua ne stiamo facendo di tutte le salse. Ok, qui che ci abbiamo? Tanta roba! Ma pazzesco! Usa. Bello. Mi gusta. Direi a sto punto d'andare dove? Boh. Una mela. Ottimo. Ma quella mela cade? Ok. So che ci sono. E dai, Link. L'ho presa, benissimo, così. Non so che non era il modo più giusto di prenderla, però va bene così. Allora, mangia. Yuppie, vita piena, che bella. Stone. Ma ora ragazzi, dov'è che si scende? Bella question. Potrei provare effettivamente ad andare. No, salta. Non fare il sudicio. Esamina. Ah, vedi? Vuole tipo il corno. No, in realtà è un nemico. Credo. Ti stavo aspettando, padron Link. Ho qualcosa per te dalla parte della principessa Zelda. La sua Switch. Questa è la tavoletta di Pruna. La Switch. Mi è stato riferito che si tratta di un oggetto prezioso che ti indicherà la via da seguire. Fotonico. È letteralmente una Switch. Buono. Tavoletta di Pruna. Wow. Queste sono le foto che ha scattato Zelda, eh? Ok, ci sta. La principessa Zelda ora affida a te, padron Link. Secondo i miei dati, la principessa ti attende alla posizione indicata sulla mappa della tavoletta. Non ho altro da riferire. Che posto è questo? Questo è il giardino del tempo. E quello è il santuario del tempio. In un passato remoto, quello era il luogo in cui si celebravano riti e si svolgevano le cerimonie reali. Come puoi vedere, ora è soltanto un luogo dimenticato a cui mai nessuno si degna di prestare vita. Visita. In cerca di Zelda. Che bello, quindi adesso abbiamo la tavoletta che ci fa il rimestaggio. Ottimo. Devo proteggermi. No, non è vero, non farò niente di male. Ah, ottimo.
attimo. Popolo lancio prepotentemente. Però vorrei vedere come si apre. Come si apre la minimappa, mo? Perfetto. Una foto. Cannocchiale. Non era questo il tasto. Forse questo? Forse questo, forse questo, forse questo. No. Allora. Forse questo. Era decisamente il meno. Decisamente. Adesso non si può usare. Mannaggia. Ha visto, Zilda non è nemmeno così lontana alla fin fine, dai. A sto punto direi da andare di qua ad esaminare sto punto e vedere dov'è che dove ci conduce. Allineato i cosi. Ho inteso. Bella. Ciao a tutti. Salve. Minchia. Da quanto si può sartanarto. Mela, buona. Iatta! E quella mela ancora non cade. Ok, presa. Le altre mi sa che sono volate di sotto. Ma se rompessi sto vaso? Aveva una mela. Ottimo. Questi vasi? Mela. E mela. Che non ho preso. Ah, è la tua prima volta qui? Intendi usarla come gemma, come arma contro i golem soldato? I golem soldato ricevettero l'ordine di difendere queste terre. Furono incaricati dai nostri creatori, gli Zonau, di eliminare ogni intruso. Ai loro occhi apparirai come una minaccia. Combatti senza trattenerti. Forse già lo sai, ma ti conviene metterti a debita distanza e agganciare gli avversari piuttosto che agitare le mani disordinatamente. Sono un po' di pratica, ti autorizzo ad agganciarmi. Basta che non mi attacchi davvero. Fatto, agganciato. Ottimo. No, ma non era così che lo volevo rompere. E niente. L'ho proprio buttato malissimo lì. E che c'è qui di preciso? Come ti ho già detto, non sottovalutare. Sì. E fin qui ci siamo. Ok. Sì. No. Mi deve rifare tutta la pippa di nuovo, di nuovo, di nuovo. Chissà che resta lì a fare cose. Perfetto. E noi siamo qua. Allora, qua sotto ci attende un bellissimo dirupo. Cosa
cosa ci sarà di qui sotto? Qui sotto, eh? Siete curiosi? Perché io sono curiosissimo. Ma sono anche... prepotentemente stanco. Che dire, ragazzi? Schermo del titolo. Buono. Ok. Quello che trovi sotto... Buono. Ragazzuoli, il primo episodio di Zelda Tears of the Kingdom è uscito, la nuova serie è qui e seguitemi per non perdere nessun altro episodio di questa fantasticherrimissima serie. Noi ci vediamo a un prossimo video e buona scissi, buona scissi, buona scissi.